Ciao ragazze, buongiorno a tutte. Oggi video swatch applicazione delle novità che Purovio Cosmetics mi ha gentilmente inviato. Si tratta delle novità rossetti lipstick più le matite occhi labbra correlate. È una sorpresa, diciamo, stupenda, non me l'aspettavo, quindi sono felicissima, ringrazio ancora l'azienda di cuore. Non mi perdo in chiacchiere, vi mostro il più possibile, vi parlo il più possibile sia dei rossetti che delle matite correlate. Poi ci sarà a fine video, vi posto tutti gli swatch e poi ovviamente il rossetto anche da vicino. Naturalmente ragazze, conto la prossima settimana di postarvi, farvi dei riscatti approfonditi di ciascun rossetto in modo tale che abbiate le idee ancora più chiare. Partiamo subito. Allora, io faccio riferimento ragazzi anche al blog di Purovio, ovviamente consultatissimo e letto. Qualora non l'abbiate fatto, vi invito a leggerlo perché sono illustrate nel dettaglio tutte le novità che a momenti, da fine ottobre, saranno disponibili nelle mie profumerie e online. Si tratta ovviamente di una gamma completa di rossetti, il primer HD, tre pennelli, il mascara Look At Me, sei ombretti, quindi ragazzi davvero ce n'è per tutti i gusti e niente, partiamo subito. Allora, il numero 1, voglio dire solo questo, era tutto all'interno di questo simpaticissimo pack in cartone, questa borsetta con una cordice davvero bellissima e originale. Allora, partiamo subito ragazzi con il numero 1, eccolo qui. Ragazzi, il pack che ve lo dico a fare, chi è venuto al Sana si è potuto rendere conto, ha potuto ammirare dal vivo, io tra queste fortunate sono stata quest'anno per la prima volta, e il pack ragazzi vede specchiato all'interno, molto fine, elegante, poi questo rosa davvero delicato. Partiamo con il numero appunto 1. Il numero 1 è un nude, eccolo qui. Ragazzi, poi il pack bellissimo con questa striscetta poi così in metallo. Il numero 1, ragazzi, è l'azienda, lo presento, questo è un nude, sono 7 ragazze rossetti, lipstick, semi matte e uno sheer, dal fine sheer, l'unico, il numero 2. Questo è il numero 1, color pesca, infatti è un stupendo nude, dice qui il sottotono è caldo, si presta questo ragazzi a look delicati, ma non so, cioè è versatile sia giorno che sera, se vogliamo dare più intensità, più importanza allo sguardo, andiamo su una nuance labbra più delicata. Allora, io la applico, eccolo qui, questo non l'ho ancora applicato, io ho applicato ieri sera il numero 2, ragazzi, ora ve ne parlo poi, applichiamolo insieme. Non ho applicato, ragazzi, nessun burro cacao, quindi vado di getto. Ragazzi, una passata, non ci fate caso alle sbavature. Eccolo qui. Bellissimo ragazzi, veramente un color pesca che valorizza poi le labbra. Molto bello ragazzi, lo sento cremoso, confortevole. Molto pigmentato, ragazzi, una stesura poi decisa e ovviamente da un'alta coprenza. Eccolo qui. Ora vi mostro la matita abbinata assieme, eccola qui, la numero 35, numero 35 e la matita abbinata, eccola qui, la matita occhi labbra per aumentare la tenuta, per contornare maggiormente ovviamente il rossetto. Infatti ogni rossetto appunto ha una matita labbra occhi in abbinamento. Questa la presenta appunto con una matita labbra l'azienda per prolungare appunto la durata e aumentare appunto la performance del rossetto. Lo applichiamo assieme, un po' sul contorno. Morbidissima. Poi ragazzi sono talmente pigmentate queste matite che non sono matite, è riduttivo chiamarle matite. Sono dei veri e propri rossetti anche. Contorna maggiormente. Contorna maggiormente il lipstick, davvero molto bello.
mi piace parecchio. Andiamo avanti, diciamo, questo video dura un'eternità. Eccomi qui, ragazzi, ho struccato le labbra, quindi diciamo le labbra, ragazzi, verranno anche in questo video soggette a stress, quindi vedremo ancora di più, li testiamo ancora di più. Andiamo avanti con il numero 2, l'unico appunto sheer, dal finish sheer, eccolo qui, sempre pack ovviamente delicatissimo. Eccolo qui, questo l'ho provato ieri, sì, ragazzi, perché troppo la curiosità di provare un tutti, vabbè, però questo qui la finish sheer mi incuriosiva tantissimo, l'ho provato, ho cenato, ragazzi, è resistito alla cena, ovviamente è rimasto il colore, infatti anche mio marito ha detto molto bello questo rossetto, dopo cena mi è rimasta, diciamo, la tinta del colore tranquillamente. E questo è un, come dice appunto l'azienda, è un color sabbia rosato, fa parte sempre della gamma dei nude insieme al numero 1 ed è ovviamente un po' traslucido, molto molto luminoso. Ora ve lo mostro applicato, io l'ho applicato ieri sera come coprenza, ragazze, è davvero molto molto performante. Questo è abbinato alla matita numero 8, chi l'ha, perché adesso vi mostro, proviamo assieme. Ecco qui. Io, ragazzi, lo ritocco non perché non sia coprente la mia passata, perché sbavo e quindi non ho, ho questo specchio così che balla, ma poi di mio sono un po' ciompetta, ho bisogno un po' più di tempo. Bellissimo, ragazzi, questo si fonde perfettamente con il mio tono, il mio appunto colore delle labbra, che sono di per sé pigmentate. Bello, molto 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 bello, si presta un trucco sia giorno che notte se vogliamo dare intensità sempre allo sguardo, come ho detto prima fa parte della gamma di nude. Ora vediamo la matita abbinata, che è la numero, appunto 8. L'azienda che ci c'è nel blog ci dice appunto che la matita numero 8 rende appunto un colore più uniforme e pieno. Ora vediamola qui, eccola qua. Hanno poi, ragazzi, una mina morbida, molto piacevole. Non è dura, comunque si stende con molta facilità. Lo contorno leggermente. Infatti ha un petto traslucido molto bello, molto delicato, però non appunto sbrilluccicoso, resta sempre molto delicato e discreto. Anche questo molto molto carino. Mi strucco e proseguiamo con la tonalità del rosa, del fucsia, anzi il rossetto numero 3 infatti è un fucsia fenicottero, come dice qui, è appunto un tocco in più su un trucco dalle tonalità medie e neutre di tutti i giorni. La matita abbinata Occhilabbra numero 37, che si leva anche, si rivela bellissima anche utilizzare come eyeliner, come dice l'azienda. Allora andiamo al numero 3, eccolo qui. Questa magari la vedo abbinata anche appunto con una matita, come appunto come eyeliner, per fare un trucco appunto un po' più vivace. Lo applichiamo, ragazzi, è bellissimo, eccolo qui. E poi vi lascio, anche se non ce l'ho messa a fuoco, vi lascio tutto mentre con lo swatch a fine video, e con appunto il rossetto maggiormente focalizzato. In ogni caso su poi più là, ragazze, cioè tra pochi giorni, non più là, tra pochi giorni vi posterò singolarmente i rossetti, così potete rendervi conto. Capello sempre presente, eccolo qui, bellissimo, molto molto diciamo acceso, bellissimo, lo vedo anche in estate, primavera estate, veramente piacevole. Sembra, ragazzi, questa cremosità, questo pigmento, io adesso che sto stressando le labbra non ho nessun problema nell'applicazione, non ho frenature. La matita in abbinamento, ragazze, alla numero 3, è appunto la 37, la prendiamo subito, eccola qui, la numero 37, eccola qui, andiamo a applicare sempre come contorno. Bellissimo, veramente, poi si abbina anche un po' la maglia di oggi,
davvero bello, mamma mia, sono davvero molto performanti per essere ragazze rossetti biologici e non siliconici, davvero hanno un'alta performance. Ok, vado a struccarmi e ci vediamo con il numero 4. L'azienda appunto si prosegue sempre con il numero 4. L'azienda dice che è un numero fragola, vibrante, acceso, e a differenza del numero 3, quello visto prima, un sottotono caldo. La matita è numero 38 e ha, ci dice che ha una mina un po' più dura, ha una tecnica un po' più dura per permettere appunto di contornare con precisione. Questo qui è il numero 4, che mi incuriosiva tantissimo, te l'ho visto al sale, mi incuriosiva tantissimo poi poterlo provare sulle labbra. Eccolo qui il numero 4, lo apriamo subito insieme alla matita numero 38, eccolo qui, bellissimo, poi è un packaging davvero elegante ragazzi, elegantissimo, raffinato, lo applichiamo subito, questa è la matita assieme alla numero 38 in abbinamento, eccola qua. Ok. Applichiamolo un attimo, vediamo un po' come si comporta questo color fragola. Facciate caso alle sfumature, bellissimo, mamma mia, numero 4 proprio veramente stupendo, come se gli altri non lo fossero altrettante, questo mamma mia ragazze, fenomenale, spero si possa mettere a fuoco bene, davvero bellissimo, bellissimo, mamma mia, intenso, molto femminile. Mamma mia, davvero molto molto bello, molto acceso. Vi mostro la matita, la numero appunto 38, eccola qui, vediamola un po' contornata anche insieme. Ecco qui, bellissima ragazze, mamma mia, mi sono innamorata. Con il 5, eccomi qui ragazze con il numero 5, l'azienda lo descrive come un ciliegia intenso e profondo, e anche questo dice calibrato con un look occhi soft, il numero 39, quindi diciamo 1-2 sulla gamma dei nude, 3-4-5 finiamo con la gamma del fucsia rosa e poi andiamo con 6-7-8 che sono le gradazioni del rosso, proseguiamo con appunto con il numero 5. Eccolo qui, con la matita abbinata numero ragazzi 39, eccolo qui, questo è ancora più intenso, vediamo qui, mi doto di specchietto, sennò le figuracce ragazze sono dietro l'angolo. Non ci date caso, ripeto, alle sfumature. Tutto ragazze live. Non ci date caso. Ma stupendo, ragazze, è intenso. Ho applicato il color sabbia della Skin Tools oggi, quindi per fare, diciamo, alla fine sono tutta truccata pure io con fondotinta Sublime e ovviamente poi anche la matita correttore numero 33 per illuminare, come anche la matita sopraccigliare, eccetera. E con un trucco appunto non strong sugli occhi, ma dare di salto appunto alle labbra, è davvero molto bello. Per questo periodo, secondo me, è ideale. Appunto, periodo appunto questo numero 5, appunto un ciliegio intenso e profondo, molto molto bello. Vediamo la matita numero 39 ragazzi abbinata,
Cioè, appunto, per correggere anche le tue sbavature. Vedi me, per esempio. Bellissimo, ragazzi, mamma mia. Anche questo mi ha rubato il cuore. Davvero bellissimo. Abbiamo il numero 6. Il numero 6, andiamo nella fascia che sono le gradazioni del rosso. Questo è un, dice l'azienda, un arancio bruciato caldo che rievoca l'atmosfera autunnale. La sua matita è una matita già presente in linea, appunto la numero 9. Eccola qui. Ecco la matita. Ora prendiamo un po' il rossetto. Vediamo un po', eccolo qui. Vi mostro che sono mette a fuoco, li vedo che vi mostro tutta la fine. Ok, andiamo all'applicato. Andiamo a vedere com'è applicato, com'è. Anche questa, ragazzi, è cremosissimo. Non c'è di casa di sbavatura, ottimo, mamma mia, ottima stesura, bellissimo, anche questo molto caldo, poi tipico appunto autunnale, mamma mia, bellissimo, ragazzi, i colori proprio dell'autunno, mi ricordo i colori appunto tipici dell'autunno. Vediamo la matita abbinata, la numero appunto, eccola qui, la numero appunto 9, era già presente appunto in linea, eccola qui, eccola qua. Correggiamo le sbavature. Mamma mia, bellissimo anche questo, ragazzi. Ok, proseguiamo con la numero 7. Questo è un rosso classico. Se di giorno appunto di sera, dice l'azienda. Vediamo sulle mie labbra come risulterà, poi cambia in base appunto alle labbra, che sia la pigmentazione delle nostre labbra. La matita abbinata è la numero 40, eccola qui. Allora, vediamo un attimo come risulta applicato. Ragazzi, un piacere applicarli, non frenano, ripeto, io sto struccando sempre le labbra e sto cambiando l'ossetto, non hanno minimamente un problema, non hanno minimamente frenatura, non ha una frenatura nell'applicazione, bellissimo, che diciamo piacevole, non è fortissimo, un bel rosso classico. Molto molto bello. Procedo un'altra volta. Questa mi prendo un po' la matita appunto abbinata, che è la numero 40. Vediamo come si comporta. Ecco qui. Bellissimo anche questo, ragazzi, davvero la matita mi serve per correggere le sbavature, oltre ovviamente dare riempimento, aumentare la durata e prolungare appunto la performance del lipstick stesso. L'ultimo, numero 8. Eccoci qui, ragazzi, con numero 8, l'ultimo. Questo dice appunto l'azienda del blog, dice volati due rossi, quindi numero 6 e numero 7. Questo numero 8 è ispirato all'autunno, ma adesso troviamo un accenno d'inverno. Poi ragazzi, come ripeto, ci consiglia l'azienda, questi rossetti possono essere resi ancora più matte, super matte, con l'ausilio del loose powder. E quello c'è applicato con nuovi pennelli nuovi. Se non mi sbaglio, il numero 9. Eccolo qui. Molto appunto forte come tonalità. Questo dice appunto un rosso porpora, deciso dal sottotono caldo, scuro. Vediamo un po' con la matita appunto abbinata, la numero 41. Ecco qua. Vediamo un po' applicato,
molto bello, molto intenso, ragazzi, se volevo d'inverno, più o meno, bellissimo, ragazze. Andiamo alla matita abbinata numero 41. Mamma mia, stupendo. Bellissimo, ragazzi. Anche questo mi ha rubato il cuore, quindi alla fine tutti distintamente. Niente, ragazzi, rimango con questo. Vi seguirà questo mini video di swatch, utile o secco, così avete ancora più da vicino. Ragazzi, vi ricordo che la prossima settimana, ovviamente, degli swatch, delle applicazioni molto più precise su Instagram, così potete rendervi conto da vicino, vi farò degli scatti appunto da vicino, in modo appunto ravvicinato, così potete rendervi conto della tonalità, del sottotono, del colore, sempre senza luce o mente artificiale, ma appunto giorno. Niente, ragazzi, spero che il video vi sia stato utile e fatemi sapere quali sono i vostri preferiti. Da fine ottobre saranno disponibili nelle bioprofumerie. E niente, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video e grazie sempre dell'affetto. Ringrazio l'azienda ancora per questa opportunità meravigliosa e niente, se vi va lasciatemi un like. Ciao ragazze, un bacio.